Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Il record di Avatar potrebbe restare imbattuto. Arrivano i primi rumor su Jurassic World 3, rilasciato il primo trailer di Le Mans 66, mentre i fratelli Russo lavoreranno alla trasposizione animata di Magic l'Adunanza. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione. Il record di Avatar resterà imbattuto. Questa almeno è la tesi di molti analisti americani. Solo 75 milioni di dollari separano Avengers Endgame dal colossal firmato James Cameron, eppure potrebbe essere una somma troppo ingente da eguagliare per il film dei Marvel Studios, che rimarrebbe comunque la pellicola con il secondo incasso più grande nella storia del cinema, ben inteso. Dopo un weekend d'esordio da record, Avengers Endgame ha rallentato progressivamente, il che sottolinea la nuova tendenza imperante del pubblico: guardare un film atteso il prima possibile. Il cast originale di Jurassic Park in Jurassic World 3? Durante la campagna promozionale di Rocketman, l'attrice Bryce Dallas Howard potrebbe essersi lasciata scappare una grande notizia: il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, ovvero il trio di protagonisti del primo Jurassic Park, nella nuova pellicola del franchise Jurassic World 3. La dichiarazione della Howard è in realtà molto vaga, ma Goldblum era già apparso in un piccolo cameo in Jurassic World 2, quindi la cosa potrebbe essere molto probabile. Rilasciato il primo trailer di Le Mans 66, la grande sfida. Come? Non avete mai sentito parlare prima di questo film? Forse perché il titolo originale è Ford vs Ferrari. Tralasciando il bizzarro adattamento italiano, probabilmente scelto per evitare che la Ferrari venga proposta come il nemico da sconfiggere, cosa che in effetti traspare dal trailer, il film si presenta come un papabile candidato agli Oscar dell'anno prossimo. Christian Bale, Matt Damon, James Mangold, regista di Logan, dietro la macchina da presa, ce n'è abbastanza per far sbavare qualsiasi cinefilo. Magic l'Adunanza diventa una serie animata su Netflix. Ad occuparsi della trasposizione del famoso gioco di carte collezionabili niente meno che i fratelli Russo, ovvero i registi di Avengers Endgame. Non si conosce alcun dettaglio sulla trama né sul numero di episodi. I Russo però hanno dichiarato di essere grandi appassionati di Magic, cosa che dovrebbe assicurare una certa fedeltà alla mitologia di questo universo fantasy. Possiamo nutrire buone speranze, anche se l'operazione può essere accorpata agli adattamenti cinematografici dei videogiochi, e sappiamo che non proprio tutti sono stati baciati dal successo. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!